Allora, io ho letto il libro due volte. La prima volta l'ho letto perché l'ho chiesto a Annalisa e poi perché Nicola è stato molto gentile, insomma, ci si è scambiati delle considerazioni, insomma, e delle gentilezze su Instagram. E la seconda volta l'ho fatto perché ho ritenuto opportuno fare anch'io uno scarabocchio. E io ho le prove. Nel senso che è stato molto bello mettersi con il libro, abbandonarsi al libro, perché questo non è un testo, questo è proprio, è una musica, è del tempo, è un'esperienza spirituale, nel senso che ti ci abbandoni, ti ci butti, ti lasci un po' andare e quindi è stato interessante, visto che, no, come dice Proust, ogni volta che leggiamo un libro, in realtà leggiamo noi stessi. Noi stesse, e allora io mi sono buttato e ho detto: aspetta, va, vediamo cosa mi viene in mente, vediamo gli scarabocchi che mi vengono, le cose che mi vengono così. E quindi ogni parola che beccavo, che incrociavo, mi piaceva e allora me la segnavo. E quindi inizia. E anche nella dedica c'è qualcosa di interessante: lui parla di ostinata umanità. E quando Annalisa ha detto comunità, ho pensato ostinata comunità. E anche questa è una cosa che mi ispira, che mi piace, l'ostinata comunità, perché tu non riesci a costruire comunità se non lotti, se non c'è forse anche una spinta importante che attraversa molte pagine di questo libro e che è l'amore. E quindi l'amore però come movimento, l'amore come qualcosa che rompe l'abitudine e che invece si avvicina ad elementi di verità, l'amore che spinge, che è agape, ma che è anche amicizia, che è anche filia. E mi è piaciuta molto la prima cosa che hai letto, credo sia uno di quelli che più mi ha ispirato in termini di favole. Tra l'altro, favole, io me lo ricordo al plurale perché quando l'ho letto ho pensato che siamo nel centenario e ho pensato alle lezioni americane, a quel regalo che ci aveva fatto Calvino dicendovi: mo, vi spiego un po' come andrà il mondo. Cercate un po' di così, e oggi ritornano quel tipo di lezioni. Mi piace tantissimo quando parla di niente, quando parla di nulla, il nulla, la storia infinita che ha segnato. Ho avuto la mia infanzia negli anni 80, questi inutili anni 80, però la storia infinita quanto ci piace, no? Quanto ci ispira, il nulla, la rinuncia al sogno, anche lì. E il sogno che quindi rimanda a Shakespeare, rimanda comunque al sogno che è materia vera. E anche quando l'albero muore, in realtà sta dormendo, ancora Shakespeare, no? Morire, dormire, no? E sognare quindi, dormire per sognare, per affermare quindi quel tipo di ispirazione. C'è la musica, c'è il tempo, ci sono le relazioni. C'è il pensare, pensare fa bene, pensare avvicina all'essere, molto bella anche la citazione sull'essere per fare, com'è che lo coltiviamo l'essere, com'è che lo sviluppiamo, così. Io lavoro con dei ragazzi nello spettro autistico e quando non so cosa dire loro dico: cosa devo fare? E vuoi che ti dica? Pensa all'essere, ok? Ah, va bene, penso all'essere. E così pensi un po' all'essere, cerchi di stare in contatto con questo scarabocchio della vita, che però lo scarabocchio, che poi è il nido, diventa qualcosa che comunque è accogliente, che è caldo, è nutriente, e quindi quello scarabocchio va, costruisce, determina appunto delle relazioni e determina amicizia. C'è qualcosa di molto interessante anche in tutta la prosa, e secondo me. Nicola la trasmette molto bene, è la forza della delicatezza. La delicatezza, la gentilezza non è qualcosa che, come dire, trasmette qualcosa di debole, ma in realtà la forza. Io credo che sia anche la forza di essere spazio, di farsi spazio, di incubare l'essere, mettiamolo così, di diventare grembo e a un certo punto è anche essere cioè se diventiamo niente, facciamo spazio alla relazione. E anche qui mi crei uno spazio in cui io possa entrare, ti fai da parte con tutte le tue così, diventi ascolto, sei ascolto. Ecco che allora comincia a diventare nutriente tutto ciò che siamo. E poi
Ancora, ecco, l'isola luminosa, anche qui è bellissimo, no? Perché tu hai nell'isola luminosa, questa è un po' una cosa che ha a che fare, mi ha fatto pensare molto al tema della biodiversità, no? E hai l'uccello multicolore, hai il pesce che è solo in un luogo strano, ed è solo proprio perché è l'unico che decide di restare in un luogo strano, non lo so. Io credo che a un certo punto però Nicola abbia la capacità, nella sua favola, di conciliare le parti che faticano a stare insieme e di dimostrare che invece se tu hai delle diversità forse riesci a costruire incastri, modalità per legarsi e determinare qualcosa di interessante. È bellissimo tutto il passaggio in cui parla dell'attrazione e allo stesso tempo il turbamento, quindi hai, sì, è una favola, però c'è dentro la nostra vita in tutto questo, attrazione, turbamento, ritrovarsi, ricordarsi e secondo me di nuovo la delicatezza, nel senso, scusa, mi racconti che cosa significa volare? Chiede il pesce e l'altro gli chiede, e tu mi spieghi che significa nuotare? E quindi io ti racconto l'abisso, tu mi racconti le nuvole e tutto questo però crea un'armonia, un unisono, il cielo, gli abissi, insomma, ci sono tante cose. Bellissimo anche il dialogo tra l'albero e la lumaca. Ecco, qui secondo me io ho delle ossessioni, in questo periodo sono ossessionato dalla crisi climatica, dalla cementificazione, dalle dichiarazioni di principio che non si declinano in storia, in vita, in azione, anche politica. E quindi a un certo punto tu dici tutto brucia, con il temporale tutto brucia. E quindi probabilmente ho detto, beh, questa è la parte più politica, no? La nostra terra è in fiamme. E il cielo si comportava in modo bizzarro, appunto. Siamo dentro un cambiamento, c'è una crisi climatica, il temporale, il fiume che non scorre più. Anche questo passa nel libro. E poi però le radici. Le radici e di nuovo dolore e amore. Anche questa è una parte secondo me molto interessante, cioè, e tra l'altro viene descritta di nuovo con quel tipo di delicatezza che rappresenta un po' la cifra di queste favole, il dolore e l'amore. Mi è venuta in mente una cosa che magari è capitata a tante e tanti di noi, di quando consiglia delle amiche, degli amici con pene d'amore, mi ricordo che mi capitava spesso di dire tranquillo, spesso era tranquillo, ecco. Il dolore rende intelligenti anche i deficienti. Tu non sei deficiente, quindi da questo dolore vedrai che avrai un di più di intelligenza. Ma lui lo tiene bene, no? L'angoscia, la vanità, l'uovo che viene rubato dal nido, anche questa è potente. Poi arriva il colpo di fulmine che spacca l'albero, non faccio spoiler, però era solo per dire che a un certo punto c'è la morte, ma anche di nuovo la morte. È morte? La morte è anche pace, no? E di nuovo, e poi è bello perché dice, vabbè, l'albero è morto, e che sarà di lui? Diventerà una casa per le formiche? Diventerà la possibilità che nascano dei funghi? Anche questo, no? Dal letame nascono i fiori, diciamo, una banalità. Quindi però torni appunto alla dimensione del sogno. Poi arrivano i cuori innamorati, cioè io sto seguendo un po' il flusso, no, che ho fatto, e c'è l'incenso, là ho pensato ai Re Magi, e che brucia, profuma, determina un'essenza, determina un profumo, e alla fine hai l'acqua. L'acqua è l'origine della vita, a un certo punto ho pensato all'apocalisse cosmica, all'umanità che si estingue, e però alla fine abbiamo l'acqua, e l'acqua è l'oro del XXI secolo, ci spiegano, e però è canto. C'è un altro, alla fine chiude, e la parte che mi sono segnato è il mare dentro, e là mi è venuto in mente di nuovo dentro una dimensione un po' favolistica, ma che però ha quel tipo di leggerezza che si vede anche nelle illustrazioni in bianco e nero, ma che hanno una delicatezza estrema, essenziale, sul Piccolo Principe, sul fatto che cos'è che devi dire a una persona che deve attraversare il mare e deve costruire una nave. Non ti basta dargli i dettagli tecnici, non ti basta dire una nave si fa così e così. Prima di tutto fai nascere le persone che devono costruire la nave, la nostalgia del mare ampio e infinito. Ecco, questo è un po' quello che il viaggio che io mi sono fatto pensando alle metamorfosi di Ovidio, pensando alla metamorfosi
di Kafka e pensando anche alle tre metamorfosi di Nietzsche. E alla fine, soprattutto forse è l'ultima, quella che, a cui magari posso dire di voler più bene, ma per il fatto che poi alla fine di queste metamorfosi, che un po' mi hanno fatto anche pensare alla metafisica, no? Che si dice, mi ricordo che il prof del liceo ci disse: perché metafisica? Perché metatafisica sono i libri che vengono dopo, i libri sulla fisica. Vengono dopo, non è che siano di più o di meno, vengono dopo. E quindi questa forma nuova, però, è anche molto interessante, concilia, come dire, con il tempo che passa, e questa favola è proprio, appunto, secondo me, un'esperienza necessaria in questo senso, perché ti permette di avere un approccio ai giorni a venire, un atteggiamento, un modo, uno stile, insomma, è un'esperienza che consiglio, vale la pena dedicarci del tempo, e avrete dentro proprio anche la musica che torna spesso, questo canto che rimane, che insiste, che persiste, ed è una musica, insomma, che poi è, come dire, è un qualcosa che poi consente di guardare, ti trasforma come esperienza e ti consente poi di guardare la realtà con l'atteggiamento, mi viene da dire, giusto, nel senso, con la delicatezza di farsi trasformare e allo stesso tempo con il desiderio di essere molto solido e coerente rispetto a ciò in cui crediamo, perché ciò in cui crediamo e questo tipo di delicatezza ha bisogno, appunto, di lotta e di ostinata umanità per la comunità.